Ciao a tutti ragazzi, oggi andremo a vedere come creare un pezzettino di legno che può essere piegato. In che senso? Che noi andremo a creare la classica, di solito si chiama cerniera viva, cioè un pezzettino di legno che noi andremo a lavorare creando delle piccole linee incise o più che incise sarebbero con dei tagli leggeri, molto sottili, che permetteranno al nostro pezzettino di legno di essere curvato senza spezzarsi. Ora mettiamo il caso di voler fare questo rettangolino qui. Se noi lo andassimo a tagliare così, solo l'esterno, essendo un materiale abbastanza rigido il legno, anche se lo facciamo 3-4 mm, riusciremmo a piegarlo, ma poco, perché poi qui al centro si andrebbe a rompere. Per riuscire a piegarlo tutto a 360 gradi, dovremmo andare a creare una lavorazione tipo questa qui. Questa qui, il laser, andrà praticamente a fare questo lavoro qui. Vi faccio vedere l'anteprima. Eliminiamo il nostro rettangolino. Allora, il laser andrà a incidere linea per linea. Queste qua sono le linee corte, poi inciderà le linee lunghe. Questo qua ci permetterà di riuscire a piegare il legno. Questo qui è il pattern più semplice. Da disegnare è semplicissimo, perché non è nient'altro che due linee corte e una linea più lunga in mezzo. Andiamo a vedere come si fa. Quindi ci creiamo il nostro rettangolino. Io sto usando un rettangolo per farla semplice, ma ovviamente voi, una volta estrapolato, creato il vostro pattern, potrete inserirlo in tutti i vostri disegni. Potrete anche ridimensionarlo, perché non sarà un problema. Alla fine le linee resteranno uguali. Quindi potrete farlo più grande, più piccolo, più lungo, più largo, come volete voi. Ora andiamo a disegnarlo insieme. Quindi andremo a creare una linea. Io per comodità mi posiziono il rettangolino preciso sulla griglia. Con lo strumento penna o matita andremo a creare la prima delle lineette corte, la parte superiore. Quindi mi aggancio qui, questo angolino, tiro giù una linea, diciamo fino a qui, ok, me la vado a duplicare, ok, in questo caso possiamo farle anche più corte. Anzi, accorciamole ancora un po' di più. E adesso andremo a creare la nostra linea lunga. Quindi io posso anche duplicare sempre questa qui. Mi allontano di una casella, di due caselle, quanto volete, non ha importanza. Anche perché poi i pattern, questi qua, sono personali. Quindi voi potreste farle anche con dei cerchi, con dei rombi, dei quadrati. No, non ha importanza, l'importante è che ci siano dei tagli tra una sezione e l'altra del legno, in modo da riuscire a piegarlo. Allora, una volta create le nostre due linee, le andremo a selezionare insieme con questo simbolino qui, che praticamente si chiama lo strumento della matrice, quindi vi permette di duplicare lo stesso disegno su più colonne e più righe. Ora impostiamo, diciamo, una 15 righe, ok? Decidiamo la nostra distanza tra una riga e l'altra, quindi qui dalla spaziatura, quindi se vogliamo farlo più fitto o meno fitto. Ok, direi che facciamo 5,
da 5 va bene. Clicchiamo ok. Ovviamente gli spazi li ha creati a partire dalle copie, non dall'originale, quindi volendo potremmo anche lasciarlo o eliminare le prime due righe. Le prime e le ultime, ovviamente. Ecco qua. Scusate. Ecco qua. Questo è il nostro pattern. Quindi noi ce lo andiamo a dimensionare per il nostro file. Ecco qua. Avrei potuto anche farlo molto più stretto, ma poi dipende in base al tipo di legno o quindi alla sua essenza, se è più dura, se è meno dura, al tipo di piega che dovete fare, perché se dovrete andare a piegare a 45 gradi, a 60 gradi, è inutile fargli fare tutte queste pieghe. Bastano pochissime, pochissime pieghe e si va a piegare. Se dovete fare un cerchio, quindi una piega di 270, 300, 360 gradi, più è fitto e meglio è il risultato finale, e uscirà meglio il risultato finale. Un suggerimento che posso darvi è: una volta che voi avete tagliato il pezzo e avete finito di lavorarlo, prima di andarlo a piegare con un pochino di acqua tiepida e uno spruzzino, andatelo a spruzzare un pochettino, lo inumidite un pochettino, o se avete un bollitore, qualcosina, quindi riuscite a scaldarlo un pochettino col vapore, la piega sarà più fluida ed eviterete rotture, soprattutto sui materiali sottili. Parliamo dai di 2 mm, 3 mm o anche 4 mm, o magari se ci sono dei nodi. Quindi è meglio un pochettino scaldarlo con del vapore o dell'acqua tiepida. Beh, infatti, per i materiali più spessi, tipo a partire da 8 mm, 10 mm, io addirittura il pezzo, se è piccolo, lo tengo immerso. Lo tengo immerso nell'acqua, lo piego e poi lo faccio asciugare. O vado ad asciugare con le lampade infrarossi o volendo anche al sole in estate, ovviamente lasciandolo in piega. Ok, questo qui è il nostro pattern. Nel caso voi cambiaste idea e una volta disegnato vi sembra un pochettino più largo, vi basterà eliminare quelli creati, riselezionate questi qua, riattivate la matrice. Abbassiamo per esempio a 2 e andiamo a rifare le nostre colonne. Ecco qua. Possiamo anche stringere un altro pochettino. 1 è troppo, facciamo 1,8. Ok. Perfetto. Andiamo sempre ad eliminare i primi due perché sono più separati, perché la copia parte sempre dopo quelli selezionati. Ok, questo qui è il nostro pattern. Possiamo lasciarlo anche in questa posizione se dovete agganciarlo, oppure possiamo avvicinarlo se va tutto piegato. Perfetto, questo possiamo già andare a tagliare. Potete anche modificarlo in seguito, se magari volete dare un aggiustamento manuale. Questo qui poi varia anche in base al kerf del vostro laser, quindi se avete uno spot un pochettino più spesso è meglio non avvicinare troppo le linee, perché si potrebbero unire troppo e quindi andarsi a rompere, a spezzare. Quindi una volta deciso il vostro pattern, tipo io adesso l'ho modificato, quindi potrei anche eliminare quello generato in automatico. Anche il comando duplica e spostarlo manualmente. Ecco qua. Sì, è praticamente la stessa funzione della matrice. La matrice lo fa in automatico, ma volendo anche in manuale non è un problema. Perdete qualche secondo in più, però riuscite a dividerlo e a sezionarlo come volete. Ecco, in questo caso io posso andare a ridurre o avvicinare, oppure posso sempre copiarlo, duplicarlo
e poi andare ad eliminare l'ultima linea che esce fuori dal mio disegno. Ecco qua, questo è stato riempito. Possiamo anche selezionare il pattern e andarlo a centrare perfettamente in orizzontale e in verticale con il nostro disegno. Per centrarli, i comandi sono qua su. Io uso i comandi rapidi da tastiera, quindi per duplicare un oggetto, per esempio questo qui, voi potreste cliccare col tasto destro e andare qui poi a scegliere duplica. Il metodo più veloce è selezionare, schiacciare Ctrl più D e in automatico il pezzo viene duplicato. Oppure potreste fare anche Ctrl più C e poi Ctrl V e lo va a copiare. Stessa cosa, tasto destro, copia e poi incolla. Ovviamente il comando duplica è più veloce, perché avete un comando solo. Per centrare i pezzi, un altro comando rapido, per esempio voi avete questi pezzi qui. Se voi cliccate schiacciate il tasto C, viene centrato in verticale. Premendo il tasto E viene centrato in orizzontale. Questi qua sono dei comandi rapidi che io ho imparato su CorelDRAW, ma ovviamente funzionano su la maggior parte dei software di grafica vettoriale. La stessa cosa se io volessi allineare questo pattern. Allora, allunghiamo un pochettino questo così si capisce meglio. Volessi allineare questo pattern qua che ho unito, quindi per unire potete cliccare qua sugli omini oppure cliccare Ctrl più G. Ctrl più G unisce, Ctrl più U disunisce. Quindi adesso li ho separati, vedete? Se li vado a riselezionare e premo Ctrl G, sono tutti uniti. Se io volessi metterlo al centro di questo rettangolo, quindi premo C, ma allinearlo in alto mi basterà cliccare sulla T. Voglio allinearlo a destra, premo la R, a sinistra premo la L, in basso premo la B. Comunque in descrizione del video vi metterò questi comandi rapidi. Ce ne sono a centinaia, questi qua sono quelli diciamo più comuni, quelli che voi usereste di più. Poi essendo il pattern che mi ho creato vettoriale, possiamo adattarlo a qualsiasi dimensione dei nostri pezzi senza andare a rovinare il disegno, il risultato. Quindi questo qui è una piega molto molto fitta, perché questo pezzo qui potremmo creare un cilindro, per esempio, quindi piegarlo a 360 gradi. Questo qui vi permetterà, volendo, anche di piegarlo a 360 gradi. Ma se il materiale è molto spesso avrete un po' più di difficoltà. Quindi diciamo che con pieghe così larghe si riusciranno ad avere un 200-250 gradi tranquillamente, volendo anche 300. Però ovviamente più è fitta la trama e più riuscirete a piegare. Vi faccio vedere anche altri esempi che ho creato. Questi qua sono praticamente una galleria di esempi che vanno tagliati tutti, poi infilati qua con un cordino, un fermacampione, qualcosina, e li teniamo in laboratorio da far vedere poi ai clienti. Scelgono poi magari i vari tipi di piega, quelli che piacciono di più a loro oppure quelli che secondo noi sono più funzionali per il progetto che dovremmo andare a fare. Le linee io le ho anche già separate. Queste sono quelle del disegno, che adesso andrò a tagliare, quelle che ho fatto vedere prima all'esempio. Poi le ho separate 1,5 mm, 2 mm, 2,5, 3, 3,5, 4, che sono quelle più usate. Poi, come vi ho fatto già vedere, se volete distanziarle di più, vi basta distanziarle. Queste qui le trovate. Trovate il link in descrizione per scaricare questo file qua. È un file zip dove all'interno c'è il file di Lightburn pronto da usare. Quindi se il video vi è piaciuto ricordatevi di lasciare un like.
di seguire il canale e attivare la campanella. Grazie e alla prossima. Ecco qua. Allora, questo è il file che trovate anche nei download in descrizione del download. Questo insieme a tutti gli altri. Ve li faccio rivedere. Eccoli qua. I triangoli, i rombi, birilli, qua non sapevo come chiamarli, ovale a punta, X larga, diamante, la classica greca, poi l'esagono, l'onda, queste le varie linee. Adesso andrò a tagliare quella che abbiamo, che vi ho fatto vedere prima nel disegno che abbiamo disegnato insieme, che è questa qui. Ok? Sono già andato in macchina. Ho già messo un pezzettino di legno e andiamo a far partire. Ecco, io forse ho esagerato un po' con la potenza, ho messo il 20% e la scritta l'ha distrutta. Adesso metto il margine un pochettino. Io sto tagliando la cartella completa, ma volendo potremmo anche stopparlo prima. Penso che il materiale che sto usando è del multistrato di betulla cioè fioppo da 4 mm ed è molto rigido, così è quasi impossibile da piegare, vedete? Perché è molto molto rigido. Ok, quasi finito. Ecco, sto tagliando tutto quanto la parte finale. E questo qua è il risultato, vedete? Qua ho usato troppa potenza e l'ha distrutto, ma comunque questo qua è il risultato che noi abbiamo. E riusciamo a piegarlo quasi del tutto, vedete? Senza farlo rompere, perché le linee sono state distanziate di, se non ricordo male, 1,5 mm. Quindi si può tranquillamente piegare senza farlo rompere.
Ecco qua. Ora vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, lasciare un like, attivare la campanella. Se volete scaricare i file di esempio, li trovate giù in descrizione. Per altri video, idee, lasciate un commento e vi farò un video dedicato.